Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Proprio nel momento in cui le vetture GPL e metano potrebbero dare un contributo all'aria delle nostre città, le vendite calano a picco. Lo scrive Antonio Cianciullo su Repubblica.it, che specifica: a dicembre 2015 le vendite di veicoli a benzina e diesel sono cresciute con un andamento a doppia cifra più 18%, mentre per GPL e metano si registra rispettivamente un calo del 20,8% e 31,8%. Stessa tendenza anche nel dato complessivo 2015, specialmente per le auto a metano. Lei ha un'auto GPL o alimentata a metano? No, ho un'auto diesel. Posso chiederle come mai, se è una scelta voluta? Perché, vabbè, io faccio tanti chilometri, effettivamente metano, GPL potevano essere comunque coerenti, però in realtà il problema principale è che non ci sono tantissimi distributori e comunque non mi danno neanche particolari prestazioni, non che bisogna correre, ci mancherebbe altro, però l'auto diesel mi dà più affidamento, ecco, fondamentalmente questo è il motivo principale per cui ho scelto l'auto diesel, come ho sempre avuto, insomma, da anni. Infatti il problema che sollevano poi molti consumatori è proprio quello, che i distributori non sono poi così distribuiti in maniera capillare sul territorio. Le è mai capitato magari di fare un viaggio con qualcuno che ha una macchina a metano e notare queste difficoltà? Assolutamente sì, e appunto una delle difficoltà principali è proprio il fatto che c'è un po' di carenza di distributori di benzina o comunque di distributori di gas metano, insomma, GPL. Ecco. No, non ho né GPL né metano né benzina, niente. Ha avuto un'automobile in passato? Sì, io benzina. Aveva fatto quel tipo di scelta per un motivo particolare oppure no? Sì, perché a quel tempo lì la benzina costava poco, vabbè, diesel costava di meno, però costava di più l'auto. Se dovesse acquistare oggi un'automobile, che cosa la spingerebbe ad acquistare, quella benzina o in alternativa quella metano barra GPL? Prenderei quella GPL, perché costa di meno GPL. Costerà un po' di più l'automobile, perché c'è un impianto apposta, però prendo la GPL, che penso che inquini di meno GPL rispetto alla benzina verde, perché la benzina verde per me inquina di più la benzina verde che il GPL. E metano e anche gasolio, io sono convinto quello. È così, infatti per salvaguardare l'ambiente, insomma, si consiglia sempre di acquistare questo tipo di automobili, quindi lo farebbe anche per questo motivo. Sì, lo farei anche, anzi se avrei la possibilità prenderei anche quella idriva, che proprio quella no, inquina proprio per niente, e che purtroppo costano quelle lì. No, benzina. Come mai ha scelto la macchina benzina? Perché io giro poco, non faccio tanti chilometri, quindi non mi serve avere una metano. Secondo lei qual è il deterrente principale che porta le persone a non acquistare una macchina a metano o a GPL? Beh, non saprei. Uno che fa tanti chilometri conviene più usare metano o GPL, oppure se uno... non so, dipende anche dalla convenienza a volte. Metano costa molto meno della benzina. Sì. Però uno deve sfruttarlo, poi deve fare tanti chilometri per poter, altrimenti non conviene. Dal punto di vista ambientale invece, ha mai considerato l'ipotesi di acquistare un'automobile tenendo in considerazione proprio quello che può essere poi l'inquinamento che crea questa automobile? Sì, beh, l'inquinamento lo creano un po' tutti, non è che sia solo quelli a benzina, però potrebbe essere una cosa valida, ecco. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.